ragazze, scusate i miei capelli, ma ho appena finito di girare il video. No, in realtà ho appena finito di fare l'impacco all'Ambla. Devo girare il video almeno sul finale, su come sono venuti, e quindi devo aspettare perché sono ancora belli bagnati. Intanto ho deciso di fare il video preferiti del mese. Non avevo ancora fatto il preferito del mese di agosto, è incredibile, il video preferito del mese. E quindi iniziamo subito. Rientrata nella classifica la canzone del mese. La canzone del mese è sicuramente... No, non è così, vabbè. Indovinate, l'ho sentito forse da qualcuno? Ebbene sì, Duele il corazon, bellissima, bellissima. È una canzone che mi fa venire voglia di ballare subito, immediatamente. E che dire, è veramente meravigliosa. Ve la farei ascoltare, ma non posso, mi fanno strike. Quindi vabbè, vi lascio il link qui sotto. Secondo preferito, telefilm. Stranger Things, bellissimo, bellissimo, stupendo, mi è piaciuto un sacco. E di solito con la fantascienza io non vado per niente d'accordo, anzi. E invece questo telefilm mi ha fatto impazzire. Purtroppo c'è soltanto una stagione, ma non vedo l'ora che arrivi l'altra. Abbiamo guardato tutta la stagione in un giorno e mezzo, in una domenica, in un weekend di agosto, in un weekend piovoso di agosto, incredibile, e ci è piaciuto un sacco, quindi assolutamente Stranger Things. Terzo preferito, accessorio. Come accessorio per questo mese ho scelto una borsetta che ho usato tantissimo tutta l'estate, tutti i tre mesi d'estate. In agosto proprio usavo solo ed esclusivamente lei. È così, basta? Ah no, ok. Ho detto, ma lo usavo così. Sì, lo usavo. No. Oh, ok, è un po' più lunga. Ed è questa borsetta scamosciata con tutte le frange qui. Molto bella, molto da cowgirl. Però è stupenda, veramente. Una borsetta comoda. Io adoro quelle piccoline, sono minuta, sono piccolina, magrina. Quindi le borse troppo grandi mi stanno molto male e sembro ancora più piccola. Quindi preferisco una borsetta più piccola, così almeno non mi deforma ancora più, ancora di più. Questa l'ho comprata da Melville due o tre anni fa, però secondo me la trovate ancora, o almeno una cosa del genere potete trovarla. Quarto preferito, quest'anno, sì, buonanotte, per questo mese ho deciso di mettere una cosa nuova, perché non vi avevo ancora raccontato del mio hobby dell'orto. Sì, ebbene sì, Francesca giardiniera. Sì, Francesca, non lo so... contadina, qualcosa del genere, possiamo dirlo. No, in realtà non ho fatto grandi cose, non ho fatto piantagioni di frutta o di verdura, ma ho messo i pomodori nel terrazzo, un po' di erbe aromatiche, i peperoncini e delle piantine di edera. Non ho fatto niente di che. No, non è vero. Cioè, sì, nel senso, è vero che non ho fatto un granché, però mi è piaciuto tanto curare l'orto, mi è piaciuto tantissimo vedere il verde in casa, il verde in terrazzo, quindi direi che questo mese è stato il mese dell'orto, delle piante, proprio di prendersi cura delle piantine e non lo so, proprio... poi ti affezioni anche ogni piantina. Abbiamo messo anche le carotine, che in realtà non stanno tanto bene, però vabbè, stanno resistendo, non stanno ancora morendo, quindi dai, 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 carotine, dai! E quindi quest'estate in generale ho amato prendermi cura dell'orto, del verde e delle piantine varie, e da qualche giorno appunto ho messo anche qualche pianta dentro casa. Vorrei metterne ancora di più, consigliatemi quali. Perché, vabbè, qua ho messo l'edera, come vi ho fatto vedere nel video scorso, e lì c'è un'altra pianta che poi ho scoperto essere velenosa, però vabbè, no, irritante, non velenosa. Se mi seguite su Instagram lo sapete, ho amato tantissimo prendermi cura anche dell'orchidea, e però purtroppo sono rimasti solo due fiorellini, quindi... pazienza. Però voglio far sì che non muoia, anche se sfiorisce deve resistere per anni, 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 quindi speriamo bene. Dai, orchidea, dai! 5. Quinto preferito del mese di agosto è sicuramente, cioè qual è? È il cibo. E che cibo è? Il tiramisù di pesche. Io lo amo il tiramisù di pesche. Non mi fa impazzire il tiramisù normale, perché io non bevo caffè e non mi piace proprio il tiramisù. Non mi fa venire voglia di mangiarlo più di più, nel senso
magari dopo una fettina piccola, ecco, mi stufa, volevo dire appunto mi stufa. E invece quello di pesche è molto fresco, almeno quello che faccio io è molto fresco, molto leggero, non uso la panna, quindi è proprio un tiramisù leggero, molto buono, cioè almeno a me piace. Poi ragazze, in questo video vi voglio parlare di un altro preferito del mese. Sesto, quindi, sesto, di nuovo un accessorio, ve ne volevo parlare in un video a parte, ma ditemi se vi interessa. Comunque, cos'è? È la coppetta mestruale. Sì, un argomento molto privato, un argomento intimo, che però vi voglio consigliare, nel caso appunto faccio il video a parte. L'avevo comprata tantissimi anni fa, 5, 6, quando proprio appena, quando è entrata nel mercato italiano, proprio all'inizio della sua creazione, e non mi piaceva, ma poi vi racconto bene se vi interessa. Comunque la coppetta mestruale vi assicuro che è una figata, è un qualcosa di fondamentale secondo me per noi ragazze, noi donne. Settimo momento del mese. Il momento del mese è sicuramente la vacanza a Salice, mi è piaciuta tantissimo, io adoro la montagna d'estate con i nostri amici, è sempre un piacere vederli, quindi è stata proprio una vacanza molto molto bella. Trovate le foto su Instagram se vi interessano e ho amato le nostre passeggiate, ne abbiamo fatte due abbastanza intense. Detto questo, i miei preferiti sono questi, scrivetemi qui sotto i vostri, scrivetemi se vi interessa un video sulla coppetta, se vi interessa un video su qualcos'altro, non lo so cos'altro ho detto, vabbè, comunque scrivetemi tutto quello che volete. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, ve lo ricordo perché mi aiuta a far crescere il canale, e quindi se vi è piaciuto ricordatevelo, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao! In realtà è più un video haul perché vi mostro un po' di cose e c'è pure un rossetto che ho fatto sparire, ah no, che è dentro il sacchetto, ed è questo qua che ho addosso. Tra l'altro, scusate se urlo sempre, se quando dico ciao ragazze vi spaventate, mi dispiace.